Sembrano bellissime queste parole. Noi non siamo l'autorità, possiamo fare solo piccoli gesti, dice una di loro. Ma viviamo nel nostro Informa Giovani come in un'isola, sostiene. Questa metafora dell'isola fa quasi pensare a Tommaso Moro e alla sua isola che non c'è. Ma l'isola che non c'è di Tommaso Moro era un non luogo, era un luogo della mente. Invece l'Informa Giovani di San Giorgio a Cremano è un posto reale, un posto in cui si fanno delle cose, un posto in cui i ragazzi si aggregano, si confrontano, crescono. Io continuerei ancora quindi a sentire queste ragazze per entrare nelle loro idee, nella loro voglia di creare e perché no, anche nelle loro paure. Vediamo. Il grido di De Filippo, di Edoardo negli anni 70, fuggitevi da Napoli, tu lo prendi alla lettera oppure vuoi viverci qui? Allora, come dicevo prima, da una parte il mio obiettivo è quello di andare via, anche per gli studi che faccio, è quello che fai? Studio relazioni internazionali, in particolar modo concentrata sul Giappone. Quindi ovviamente mi piacerebbe toccare con mano la realtà che studio, però già da quest'anno, visto che ho preso parte a questo progetto che è Reporter di Pace, è il primo anno che faccio parte dell'Informa Giovani, sto iniziando già a pensare in maniera diversa e certo sarebbe bello poter continuare a stare qui, però la realtà bisogna cambiarla. Nel mio piccolo ci sto provando e... Che fai? Già inizio a... Ecco, già far prendere parte a questo progetto e partecipare ad attività di volontariato, cercare di portare quello che è la mia piccola informazione, quello che so, anche al di fuori, perché c'è tanta disinformazione. I ragazzi della mia età tante cose non le sanno, non conoscono il proprio territorio. Anch'io mi metto in discussione sempre, perché anche io tante cose non le so e le sto toccando con mano adesso. E comunque a 26 anni forse è tardi, forse è presto, non lo so, però qualcosa sto cercando di fare. Quindi ce la puoi fare a stare qui? Spero di sì, mi piacerebbe. Ma la sera quando uscite dove andate? Ah, dove andiamo? Dipende, io è un po' diverso quello che faccio io. Io la sera la tengo impegnata facendo magari mostre, andando al teatro. I tuoi coetanei che non hanno questa, diciamo, queste... Dove andate? Ma pub, ascoltare musica, teatro anche noi, in giro per il centro storico. Ci spostiamo a Napoli però, sicuramente, cioè a San Giorgio, come ho detto prima, non c'è molto da fare. Quindi... I vostri coetanei, i comuni mortali, che fanno invece? Che non hanno i vostri interessi, stanno per strada. Sì. Fumano, bevono. Ah sì, questo sì, proprio sicuro. È uno standard. Stanno nelle piazze, fumano, bevono, questo sì. Vabbè, che hanno da fare? Diciamo che è diventato il loro divertimento quello, no? Il loro passatempo, stanno lì, tra di loro, si fanno compagnia, la sigaretta fa compagnia, l'alcol fa compagnia, dà quel briciolo di speranza, magari se brillo pensi... Sappiamo gli effetti, no? L'ego, se più brillo, si gioca, si scherza, si fa a notte. Però c'è una crisi di idee dietro tutto ciò, dici? Secondo me sì. C'è una grossa crisi di idee. Oppure io forse non posso. Non posso farcela, perciò sto qui. No, io non sono troppo... Cioè, non condivido questa cosa. Secondo me a Napoli, cioè a San Giorgio, c'è molto... Ci sono molte potenzialità, però non sfruttate. O perlomeno non sfruttate come si potrebbero. Io penso che loro non lo sanno. Non lo sanno che... Hanno potenzialità, non lo sanno quanto valgono, non lo sanno quanto sono qualcuno, perché nessuno glielo dice, perché la società non te lo permette, cammini e ti indicano, eccolo, non gli permettono di diventare qualcuno, credere che è davvero qualcuno. Nel campo dell'arte per esempio è tosta, cioè io faccio questo, sto dicendo a qualcuno, guardatemi, io sto urlando, ma non è facile perché non ti sentono. Bene, in sintesi mi pare di capire, l'associazionismo e l'arte sono una valida alternativa al lassismo, un'alternativa a trascorrere delle ore buttati su delle panchine a bere e a fumare, come dicono loro, un'alternativa alla crisi di idee, è tosta, sostengono, ma vale la pena di provarci. Bene, noi ci fermiamo qui, torniamo tra due minuti, in particolare ritorniamo all'Informa Giovani e vediamo i coordinatori del centro e gli operatori quali attività mettono in campo per dare un sostegno ai ragazzi. A tra poco.